Ciao amici, ci troviamo al Parco Museum che si trova nel bel centro di Mosca, dove adesso c'è una mostra con delle sculture di ghiaccio. Come vedete alle mie spalle è raffigurata la chiesa di Cristo il Salvatore, e poi tutte le altre statue che vedremo in questa mostra sono dedicate alla città di Mosca, quindi ci saranno diversi monumenti come per esempio la statua Pushkin. Ci saranno altre installazioni, chiamiamole così, o sculture così originali fatte di ghiaccio. Guarda caso in Russia non si può, già fa freddo, quindi anche le sculture saranno di ghiaccio, dedicate anche alla metropolitana. Venite con me, fanno meno 15 gradi però è pieno di bimbi che passeggiano, quindi insomma c'è anche il sole, il tempo è magnifico in realtà. Ecco la scultura dedicata alla metropolitana, questo vedete raffigurato un treno. E poi abbiamo anche le mura del Cremlino, tutte di ghiaccio come vedete, dedicate quindi al Cremlino, al cuore di Mosca, con le torri, tutto rigorosamente di ghiaccio. Vedete in lontananza c'è anche la scultura di Tseretelli, che è dedicata a Pietro il Grande, quella che vedete non di ghiaccio, questa è grande, vedete? Il monumento più alto di Mosca. E qua è il monumento a Alexander Pushkin, di ghiaccio. Quindi non poteva mancare anche lui, ovviamente, in una mostra dedicata alla città, a Mosca. Eccolo qua, bellissimo. Guardate. L'avete mai visto un Pushkin di ghiaccio? Eccolo qui. Nonostante questi meno 15 gradi è pieno di gente, come vedete anche domenica c'è da dire, quindi sono venuti tutti a passeggiare a vedere questa mostra. Qui si trova anche la succursale della Tretiakovskaya Galleria, che sta lì alle mie spalle, eccola lì, la vedete, e a due passi da me invece c'è il fiume Moskva, dove si trova anche il monumento a Pietro il Primo, come vi dicevo, pieno di gente, pieno di bimbi, tutti che passeggiano, molto carino. Insomma, fa freddo, è inverno, una mostra con sculture di ghiaccio, una cosa forse strana, paradossale, però effettivamente ci sta, qualcosa di molto russo, molto moscovita. Tutti comunque passeggiano nonostante il freddo, sono abbastanza contenti. Ditemi cosa ne pensate, cosa fate voi nelle giornate fredde? Un po' di ghiaccio? От них тень падает. Сорян. В
Mi avevate chiesto che cosa pensano i russi degli italiani oggi. Beh, allora proviamo a chiederglielo. Buongiorno ragazze, buongiorno. Che cosa pensate degli italiani oggi? Pensiamo che sono molto vivaci, energici, pieni di emozioni ed è un piacere passare il tempo con loro. Io amo l'Italia, ho vissuto lì, ho studiato lì, quindi voglio anche tornare in questo paese solare. Quindi un saluto a tutti. Beh, vi aspettiamo in Russia. Sì, facciamo un saluto a tutti da Mosca. Da Mosca tanti saluti, sì, da una Mosca glaciale, effettivamente fanno meno 15 gradi, ma guardando i vostri sorrisi direi più 30. Grazie, grazie, ciao a tutti.